Via. Ok, Di nuovo buongiorno a tutti. E allora, abbiamo già completato lo studio del triplice dei 10 volumi del sutra del triplice sutra del Loto, finendo in passato il primo sutra, che è il Muryogi Sutra, il sutra degli significati innumerevoli. E il mese scorso abbiamo finito il primo capitolo del Sutra del Loto, Jōhon, che significa l'introduzione, proprio l'apertura. Sutra del Loto, diciamo, è la parte, è il cuore principale di tutto il Triplice Sutra del Loto. Adesso cominciamo, però, dopo questo Jōhon, che già ci ha fatto imparare tantissime cose, e si vede tutto il collegamento con tutti i vari sutra precedenti che arriva al Sutra del Loto con questo capitolo, che è molto bello. Adesso cominciamo a vedere degli insegnamenti proprio particolari del Sutra del Loto. E inizia con il secondo capitolo. Oggi abbiamo soltanto 4 pagine, perché questo capitolo è molto lungo. Ci vuole più di una volta o 2 volte per studiarla tutta. E sarà così anche per il prossimo capitolo, si chiama Hyūhon, parabole, anche quello è molto lungo. A volte in un mese riusciamo a fare un solo capitolo, ma quando ci sono capitoli lunghi deve essere divisi due, tre volte, due o tre sedute per studiarlo per bene. E allora questo ha un insegnamento molto importante e per cui ho fatto soltanto la prima parte. E che abbiamo qui. Adesso vogliamo andare a leggerlo. Questo sutra sono gli insegnamenti del Buddha Shakyamuni che furono esposti sul picco dell'Avvoltoio a Rajgir. Il nome antico era Raya Griha o Raja Griha, montagna reale, nell'antico regno indiano di Magadha, e nello stato che oggi compone lo stato moderno di Bihar. Okay? Questo testo è stato tradotto dal cinese classico, da una traduzione dell'originale sanscrito, e questa traduzione viene dal testo di cinese classico composto da Kumarajiva e tantissimi altri monaci nel 406. A Chang'an. Kumarajiva era un monaco dell'Asia centrale, non era cinese, però si è spostato in Cina e ha imparato anche il cinese. Lui era Kashmiri e Kushani. Okay? Papà e mamma, e uno era Kushani e l'altro Kashmiri, l'altro Kushani, di Kushan. E le persone di Kushan andavano spesso, avevano molto più collegamento con la Cina. Ecco per cui poi dopo Kumarajiva anche ha avuto da fare con la Cina. E poi è entrato come monaco, dove ha cominciato a tradurre tantissime opere del Buddha Shakyamuni. All'inizio, un po' come qua, che vediamo il tempio, che abbiamo poche cose tradotte in italiano. E veniamo qua tutti insieme a cercare di tradurre i testi e di capire bene i testi. I tempi erano uguali, l'inizio della propagazione del buddismo in Cina, e qui siamo all'inizio, siamo i pionieri anche noi, l'inizio della propagazione del buddismo, del Sutra del Loto in Europa, in Occidente. Okay. Allora, abbiamo questa traduzione che potrei, se posso chiedere, qualcuno di cominciare a Inizio leggere. io. Inizio Allora, l'onorato dal mondo emerse serenamente dal Samadhi e disse a Shariputra: La saggezza del Buddha è profonda e incommensurabile. La porta che vi conduce è difficile da attraversare. La loro saggezza non può essere compresa da alcun Sharavaka o Patrika Buddha. Qual è la ragione di questo? Il Buddha ha seguito molte centinaia di migliaia di miliardi di Buddha passati e ha praticato e coltivato gli insegnamenti infiniti di quei Buddha, coraggiosamente e strenuamente, al massimo della sua capacità,
finché ha realizzato il Dharma profondo che non si è mai udito prima e espose il Dharma secondo la capacità di tutti gli esseri viventi, in modo così vario che il vero scopo dei suoi diversi insegnamenti è difficile da comprendere. Shariputra, da quando sono diventato Buddha, ho esposto le mie varie relazioni e cause dell'illuminazione attraverso diverse storie di vite precedenti, diverse parole e diverse parabole. Ho guidato tutti gli esseri viventi per mezzo di innumerevoli espedienti, al fine di salvarli dai molteplici attaccamenti, poiché un Tathagata ha il potere di usare innumerevoli abili mezzi e il potere di mettere in pratica la perfezione della sua visione profonda. Shariputra, la visione del Tathagata è profonda e vasta. Egli rivolge tutta la sua capacità con infinita eloquenza, senza ostacoli, poteri mistici e assenza di paura. Concentrazione meditativa, emancipazione e samadhi. Egli è entrato profondamente nell'infinito e ha ottenuto il Dharma che non si è mai udito prima. Shariputra, il Tathagata divide il Dharma in diversi insegnamenti e li espone a tutti gli esseri in modo così sapiente, con parole gentili, così con gli esseri viventi così che gli esseri viventi ne siano deliziati. In breve, Shariputra, il Buddha ha realizzato gli insegnamenti infiniti che non si sono mai uditi prima. Shariputra, non dirò altro, perché il Dharma realizzato dal Buddha è la più alta verità, rara da udire e difficile da comprendere. Solo i Buddha hanno realizzato e condividono la verità suprema, la realtà profonda di tutti i fenomeni. In relazione alla sua apparenza come tale, alla sua natura come tale, alla sua entità come tale, al suo potere come tale, alla sua azione come tale, alla sua causa primaria come tale, alla sua relazione con la sua causa esterna come tale, al suo effetto come tale, alla sua... alla sua retribuzione, non riuscivo a aprire la pagina, alla sua retribuzione come tale e alla sua identità come tale, nonostante le sue differenze dall'inizio alla fine. L'onorato del mondo, desiderando ribadire l'importanza del significato delle sue parole, si espresse in versi dicendo... Cambiamo? Qualcun altro? Qualcun altro può... Gli uomini coraggiosi e eroici nel mondo sono innumerevoli, ma nessuno tra gli esseri celesti, tra la grande gente del mondo, oppure tra tutti i tipi di esseri viventi, può conoscere un Buddha. Nessuno è capace né di misurare né di scandagliare il potere dei Buddha. La loro impavidità, la loro comprensione, libertà e sollievo e tutte le loro concentrazioni samadhi, nonché tutti gli altri attributi del Dharma dei Buddha. Seguendo innumerevoli Buddha nel passato, ho pienamente acquisito e praticato tutte le varie vie, dottrine estremamente profonde, minuziose.